Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da Vosso Jagger. Siamo tornati signori di nuovo su Clash Royale. Dopo veramente tanto che non lo portavo, siamo tornati ragazzi perché? Perché praticamente stavo prendendo i bowling, quelli magici, quelli normali, scusate, quelli omaggio, e mi ha dato il boia, come state vedendo. E ho detto, ma proviamo questo boia, vediamo un attimino che tocca fa con sto boia, quindi vediamo un po'. E ho fatto, mi sono fatto questo deck, che sicuramente andrà malissimo sto deck, ma ci voglio provare ragazzi, voglio provare a giocare con questo deck qui e vedere cosa riusciamo a combinare. Poi ovviamente voi ragazzi, se avete qualche consiglio su come abbinare appunto i deck, io volevo fare la combo boia e valchiria, ho detto vediamo un po' se succede qualcosa di buono. Vediamo un po' ragazzi, non lo so come può andare. Quindi abbiamo 3666 coppe, bruttissimo quel numero. Voglio solamente vincere qualche partita perché sennò me incazzo, me una bestia. Ci facciamo subito, eventualmente si può fare già una bella combo con valchiria e domatore. Però noi mettiamo la valchiria qua sotto, così a random. La facciamo camminare un po'. Questo subito, una bella scarica, giusto per indebolirli un pochettino. E poi gli buttiamo gli arcieri, che ci togliamo dalle palle. E subito vediamo un po' che parte il nostro domatore. Ecco, ammassa e bucio di culo. Manca a farla apposta, oh. Manca a farla apposta. Vabbè, almeno qualche sganassone la torre l'ha presa. Perfetto, per noi, a noi va benissimo così. Vai, perfetto. Ciao belli mia, è stato un piacere. Adesso è un piacere per lui però. Qualche botta bomba da poi lui, non vale. Vai valchiria, distruggilo valchiria. Vai, va bene. Vabbè, sempre meno danni. Gli abbiamo fatto sempre più danni noi ragazzi. Quindi valchiria lì, bella pronta. Lui ci mette un bel maghetto. Intanto questa qualche trambata da dire, eh. Olè. Una, anche se una va bene lo stesso. Mettiamo qui così. Mettiamo il boia qua, che ti va a tirare qualche bello sganassone. Hai visto che è andato subito a fancuore? Hai visto che robetta? Una bella scarica, giusto per indebolire un pochettino i tuoi arcieri. No, non ha tirato neanche una bottarella così giusto per. Allora, adesso possiamo fare. Io raga, voglio provare a fare una cosa che di solito mi riesce sempre. Vado a mettere 5, 4, 9, ok ce l'abbiamo. Quindi mettiamo i barbari qua. Ecco, appunto, stavo a dire che mi riesce sempre. Porca puttana, era meglio che non mi riusciva. Vai, perfetto. Perfetto, ok. Vai, tanto questo non so quanti danni mi può fare, ma Mi li fa adesso, mi li fa, meno male. Madonna mia. Dai, 666 pure qua, ragazzi. Ma che mi stava a perseguità? Cioè, 3666 coppe e 666 di vita. Non ci credo, raga. Dai, non ci voglio credere. Buono, 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 buono. Lasciamo così. Lasciamo una bella valchirietta. Aia, ma se questa c'è, saluta. No, ancora no, non ci saluta, non ci saluta. Non ci saluta, ma se ci lancia una sfera infuocata siamo out. Io questo gli lancio tutto, raga. Pure se tanto non c'era bisogno, ma almeno un po' di danni qua ci siamo tolti da coglione. Forza e coraggio. Un bel boia da sta parte. Ok, siamo alla pari, lo sapevo tanto. Non te credi che lo sapevo che mi tiravi là una cosetta. Lasciamo così. E facciamo così. Perché mo tu la sfera affocata però non ce l'hai più. E io sì però. E io ce l'ho ragazzi. E questa mo so danni, eh. Questa mo che arriva lì so danni tutta sta roba, eh. Tutta sta roba mo arriva lì so... erano danni. Erano. Una volta. Una volta erano danni. Una volta erano danni. Aia. Pure. Vai, 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 va bene, va bene. Tanto non è che mi può fare chissà quanti danni. Allora, se tutto va bene, se tutto va bene, se tutto va bene, il boia dovrebbe concludere questa battaglia, signori. Ve l'ho detto che il boia doveva concludere questa battaglia. Un bel po' sudata. Ma, è, oh, baule gigante, grazie. Comunque tutto 666, raga, non mandava per niente d'accordo. Cioè, veramente, tutto 666, ma che era, oh. Dai, su. Allora, questo pure ce lo apriamo. No, non... ma sì. Ma apriamocelo subito che ci dà questa. E questo lo mettiamo a sbloccare, un bel baule gigante. Andiamo a farci un'altra seconda partitella. E spero che non ci stanno più numeri strani. Qua, 3667, raga. Comunque c'è qualcosa che non va, eh. Dai, vediamo un po' se sta tatticuccia.
ci serve qualcosa oppure no. No, ci serve da proprio completamente una ceppa di culo. Vabbè, questo qua, questo qui, pochi danni che a noi ci interessano. Questi via tutti, non te voglio manco far respirare, non mi devi manco toccare, Starcery. Allora, lui c'ha delle belle carte, anche lui c'ha il boia, ragazzi. Ma io penso che ormai il boia lo vediamo praticamente, credo ovunque. Credo che ormai il boia lo vediamo ovunque. Vai, vai, vai. Salutacelo, Orboia. Salutacelo. Già quello. Già quello fa male, però. Sei carne drita contro la Valchiria. Ragazzi, la Valchiria è qualcosa di indecente, veramente, raga. Io non pensavo fosse così forte. Ah. Ah, Valchiria, vuoi dargli due sganassoni? Vai, vai, vai. Dagli 2-4-4-B. Bello così. Bello così. Oh, aveva abbandonato. Ah, gli era caduto. Vabbè, mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto che hai perso una torre così, guarda. Ma sono veramente... guarda qua che sfida tra boia. A di schiaffi se stanno a tirare, raga. No. 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 Perché mi fa incazzare? Vai, boia. Vai, boia. Vai a dare 3-4 sganassoni, va. Vai a dare 3-4 sganassoni, va. Buono così. Anche se tanto ci ha fatto veramente malus. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A noi quello non interessa. 4-5 bottarelle pure lì. Allora, l'altro mi attaccherà la torre. Io cerco solamente di mantenere la mia torre, che è quello che poi alla fine a me interessa. È quello che mi interessa. Io devo mantenere la mia torre. Non devo, non è che so io che devo andare a attaccare. Però una tatticuccia così un po' strana te la voglio fa. Vai, Valchiria. Vai, bella di casa. Questo qualche potere lì te la tira. Perfetto. Tanto questa non me la butti giù. Ti metto anche il boia. E ti metto un par d'arcieri qua che te fanno un po' trillullerare. Vai, boia. Vai, boia. Vai, boia. Qui una bella scaricuccia. Ci sta tutta, signori, una bella scaricuccia. E qui, ragazzi, dobbiamo andare a mantenere assolutamente questa nostra bella torre. Che non la tocchi neanche a mori. No, l'ha toccata, ammazza già, dai, due bottarelle. E vinciamo. Buono, 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 buono. Abbiamo mantenuto la nostra torre bella sana e salva. E non ce la tocca nessuno. Seconda vittoria, ci dà un baule d'argento. Grazie mille, un bel baule d'argento. Risaliamo un po' di coppe, vedi che era un po' che non giocavo e stiamo risalendo un po' di coppe. Nel frattempo, ragazzi, voglio anche dirvi che ho messo anziano un membro del mio clan, che è tantissimo, che stava qui, visto che io non ci sono molto spesso adesso su Clash Royale. Mi sto facendo dare una mano da Alessio, appunto, che sta nel mio clan, e lo voglio ringraziare. Ma non sarà l'unico anziano, andrò poi a decidere piano piano chi andare a mettere, chi ci può dare ancora di più una mano per rendere migliore il nostro clan, proprio. Allora, due partite su due le abbiamo vinte, vediamo un attimino. Non si fanno queste cose, non si fanno queste cose. Subito così. E subito un bel cinghialino. Lo sapevo che ce la metteva il maledetto. Vai, almeno l'abbiamo tolta. E qua facciamo un po' di danni. Bello, quanto è bello quando riporta la Valchiria sotto al culo, regà. Mamma mia, che ti trascina la Valchiria. È qualcosa di sensazionale. Gli arcieri qua forse potevo anche risparmiarmeli, eh. Vi dico la verità, perché mi risparmiavo un po' di elisir e davo il tempo di ricaricare un po', però... ormai l'abbiamo messi. Vabbè. Qua c'è bisogno del boia. Vai, boia, cresci. Pure qua mi potevo risparmiare, tanto erano scheletrini. Però se magari mi esce fuori adesso la Valchiria, la schiaffiamo qui davanti. Eccola. Vabbè, peccato, andava avanti prima il boia. Ma va bene. Tanto il boia dura pochissimo. Che io perché volevo che la Valchiria andasse avanti, in modo che si prendeva lei i colpi e non il boia. Ah vabbè, l'importante è che una bottarella gli è tirata. Tanto i danni questi sono minimi e non ci frega niente. Allora, un'altra bella combo che possiamo fare è dividere i barbari. Ne mandiamo due da una parte e due da un'altra. Ok, in modo che questo altro non ce l'ha neanche toccati. Poi di nuovo. Lo sapevo, guarda, lo sapevo proprio. Infatti sai che c'è. Fidati che hai barbari, incassati con loro. Io non te mando nessuno. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso, non mi interessa. Gli arcieri ho fatta cassa, devo metterli dall'altra parte.
Sì. Vabbè, ci fanno un po' di danno questi sgherri. Questa orda ci fa un po' di danno, ma a noi non ci interessa. Questi proprio ce li mangiamo a colazione. Una bella valchirietta. Qui un bel boia che va a rompere le balle. Ah, no, ce l'ha di nuovo, guarda che maledetto. Ok, no, non ci riesce ad arrivare, guarda che sfiga. Non ci riesce, allora, buon un attimo ragazzi, che questo se la sta un attimo. Vaffanculo, ti rimassacro proprio così, Ti rimassacro così. Vai, tanto ci pensa il boia qua. È proprio la frase che ci pensa il boia che non mi ha tanto. Non mi è tanto piaciuta. Perché Naud è qua? Così a buffo. 2 1. Ecco. E va bene così. Buon un attimo. Simon C. E questi fanno i danni. Bravo. Ce l'ha distrutto. Va bene, buono. Se l'ha giocata bene, ragazzi, qua. Con quel cazzo di barile goblin è uscito 75 volte, è uscito. Manco una, 75 volte. Ma voglio farmene un'altra. Me ne voglio fare un'altra. 4 partite. No, anzi, non me la faccio. Sì, me la faccio, non me la faccio. Tanto non m'ha nulla, quindi me la do fa per forza, me sa. Ci lasciamo questa quarta partita perché la sconfitta non mi è piaciuta per un cacchio proprio, raga. E vaffanculo del lag, eh. Non mi rompe le palle. Non mi rompete le balls con il lag, su. Dai, e barbari, dividetevi. 2 da una parte e 2 da un'altra. Lui ci lancia quello, io subito così. Vediamo un po' se serve a qualcosa. Aha, ci butta quello lui. Ci butta il maledetto. Il mini pecca del cavolo che fa un male incredibile. Dai, Valchirietta. Ok. Siamo riusciti a salvarla pelo pelo, ragazzi. Tanto lo sappiamo tutti che comunque fa una finaccia che è incredibile sta torre, no? Lo sappiamo proprio tutti. Io qua adesso gli sparo. Il boia che va a rompere le palle qui. Si va a uccidere tutti questi bei schifosissimi scheletrini del cavolo. Finché ne arriva qua che qualche pizza gliela dà. Oh, no, non lo prendo. Adesso sì. Ok, adesso la ma fanculizzata proprio. Qua voglio far così perché mi hanno rotto il cazzo. È così, perfetto. Vai, vai, oddio, non è che non ce la stiamo giocando malissimo, regà, eh. Sta torre tanto è fottuta. Però noi stiamo facendo i danni su entrambe le torri. È quello che mi interessa a me. Ok, l'abbiamo persa quella. Va bene, mi hai tolto un peso o meno, dica la verità. Chi se ne frega, chi se ne fotte. Dai, fallo il danno, fallo io di più però. Mi serviva più danno. Facciamo così. Questa ci ha fatto veramente tanto, ma tanto male. Facciamo così se ci riusciamo, pelo pelo forse. Ok, perfetto. Qua ci ha detto culo, ragazzi, eh. Qua ci ha detto forse un po' di culo, che almeno una torre gliel'abbiamo buttata. È la madonna, che quanta cattiveria, oh. Con quanta cattiveria stai a venire a combattere, proprio. Una cattiveria in corpo che è incredibile. Tutti con la Valchiria, vai, meno male, almeno c'è il tempo di fare un po' di danno. Mettiamo Barbari e Domatore, vai. Così lui butta qua. No, invece non ha puntato lì manco per niente. Guarda che schifoso. Vai che mi hai riportato qui i barbari. Sei stato un grande veramente che mi ha portato lì i barbari, te lo giuro, sei stato troppo forte. Aspetta un attimo, mi serve la sfera, signori. Bello così. Questa la voleva perdere lui, ragazzi, eh. Questa la voleva perdere lui. Bene, ci riprendiamo un po' le nostre coppe. Abbiamo vinto molto sudata, raga, proprio
sono state abbastanza difficili queste partite. Però questa l'ha voluta perdere lui, che mi ha fatto andare i barbari verso la sua torre. Perché sennò avevo perso, che mi aveva messo il mini pecca con le altre cose, avevo probabilmente perso. Ma non è stato così. Quindi signori, spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Ovviamente consigliatemi un deck dove andare ad utilizzare al meglio il boia, perché io non l'ho mai utilizzato. Abbiamo anche il goblin cerbottaniere, che pure quello non ho ancora utilizzato. E dobbiamo trovare ancora lo stregone elettrico. Quindi se volete anche un bel chest opening, fatemelo sapere. Raggiungiamo i 15.000 like, ragazzi, mi raccomando, ce la possiamo fare. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Passate nella mia pagina Facebook e nel mio Instagram, vi aspetto qua sotto, tutto in descrizione. Siamo alle 14, ragazzi, penso che tra un'oretta e mezza e tutto va bene, facciamo una bella live sul mio profilo Instagram, sul mio profilo Facebook, dove risponderò a un po' di vostre domande. Quindi venite sulla mia pagina Facebook e seguite la diretta. Al prossimo appuntamento, ciao signori.